Con questo mini video vogliamo spiegarvi le novità che sono state introdotte nella nuova edizione del messale, cioè le risposte che sono cambiate, ma sono pochissime, non vi preoccupate, nell'ambito della messa, cioè quello che noi fedeli dobbiamo rispondere al nostro sacerdote quando celebra la messa. Sono piccoli cambiamenti che vi diremo. Innanzitutto ci teniamo a puntualizzare che il messale è sempre quello di Paolo VI. Si è dato però molto più valore ai canti e si sono cambiate le parole per alcune parole per rendere l'assemblea ancora più partecipe della celebrazione. Iniziamo subito. La prima frase che è stata aggiunta, almeno la prima parola che è stata aggiunta, riguarda il confesso. Noi diciamo confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato. Adesso c'è un cambiamento, si dice confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato. Come avete sentito, è stata introdotta la parola sorelle, appunto per rendere più inclusivo il linguaggio e quindi parlare di tutte le persone che sono presenti nell'assemblea. Sempre nell'ambito del confesso è stata fatta un'altra aggiunta. Nella parte e supplico alla Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, quindi anche qui è stata introdotta la parola sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Per quanto riguarda le invocazioni penitenziali, si è ritornata all'origine, alla formula greca che diceva Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Quindi anche nei nostri canti ci sarà questa variazione ormai fissa, non si sentirà più dire né Signore pietà né Cristo pietà. Per quanto riguarda l'inno Gloria a Dio, fino ad ora abbiamo detto Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ci sarà un cambiamento, adesso si dirà Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Questa variazione è infatti perché è più attinente al testo biblico e basta che voi andate a guardare il Vangelo di Luca. Al capitolo 2, versetto 14. Le novità maggiori riguardano il Padre nostro. Io l'ho imparato ripetendolo, quindi lo ripeterò con la nuova formula e spero che per voi sia un aiuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Come avete sentito, i cambiamenti sono due: l'introduzione dell'anche, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e la formula che è cambiata completamente da non indurci in tentazione a non abbandonarci alla tentazione. Questo in concomitanza sempre con la parola, con la lettera di Giacomo che voi potete andare a vedere al capitolo 1, versetto 13. Che ci dice che non è che Dio che ci induce in tentazione, Dio ci libera dalla tentazione e in ogni caso non dobbiamo non abbandonarci alla tentazione perché noi nelle tentazioni purtroppo ci cadiamo. Nel rito della pace, questo riguarda il sacerdote, è una cosa molto bella, il sacerdote dirà scambiatevi il dono della pace e non più scambiatevi un segno di pace. Nel rito della comunione c'è forse il punto che può creare più confusione, che non riguarda la nostra risposta che rimane sempre uguale, ma riguarda l'inversione di una frase del nostro sacerdote che può creare confusioni in noi. E vi spiego subito. Fino ad ora noi abbiamo detto: Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E poi noi rispondiamo: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. E tutto il resto. Adesso c'è un'inversione. Il nostro sacerdote dirà: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Quindi noi dobbiamo rispondere non più dopo la frase che inizia con ecco, ma dopo la frase che inizia con beati, quindi dopo che sentiamo dire beati gli invitati alla cena dell'agnello e diremo, o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa e così via. Questo cambiamento non riguarda solo l'inversione della frase, ma anche la parola, non si dice più alla cena del Signore, ma alla cena dell'agnello, per essere in concomitanza maggiore con la Bibbia ed esattamente con Apocalisse. Capitolo 19, versetto 9, potete andare a leggerlo.
Vi auguro un buon avvento e anche poi più in là un buon Natale.